Signora, sappiamo che voi siete una grande tifosa della Casertana, state chiedendo gli autografi a tutti i giocatori. Sì, sì, certo, sono stata sempre una grande tifosa della Casertana e sarò sempre, per tutti i miei anni che ho, ma che vede sempre la Casertana, è sempre Forza Casertana, con tutto il cuore ce lo diciamo. Bene. Anche perché è particolare che una donna di una certa età sia così fan sfegatata, vi siete fatto fare gli autografi da tutta la squadra. Tutta la squadra, grazie. Grazie. Ragazzi, grazie, grazie a nome della città, grazie, nessuno l'aveva fatto in queste ore per quello che avete fatto per il nostro stadio, avete pulito i muri, avete messo a posto, avete tagliato l'erba, la città lo deve sapere, questa è la vera Caserta, la Caserta popolare, la Caserta di Piazza Sant'Anna, della quale io sono orgoglioso. Lei invece stava dicendo un pronostico per la partita Versa Casertana, Versa Normanna Casertana. Ma il pronostico è 2-1. Il 2 chi è? Per la Casertana, è normale. Cosa vi aspettate da questa stagione di campionato? Ma è un campionato di salvezza, non è che andiamo in Serie B, andiamo a dare fastidio a parecchie squadre. Ecco, voi da quanto siete tifosi? Avevo 6 anni. Quindi siete proprio un fedelissimo della Casertana. Da 6 anni andavo a saltare il campo là, mi strappavo tutti i pantaloni. Quindi adesso cosa vogliamo augurare alla prima partita di stagione alla Casertana? Un buon in bocca al lupo. Voi mi sembra che siate tifosi della Casertana o mi sbaglio? Così è. Da quanto tempo e perché questa passione? È una passione che c'è sempre stata e continuiamo nel bene e nel male, andiamo sempre avanti. Voi seguite la squadra in tutte le partite ed anche nelle trasferte? Sì, io ho l'abbonamento, quindi ho anche la tessera e faccio anche le trasferte quando posso. Ecco, perché tifare la Casertana? Noi siamo della provincia, veniamo da Santa Maria a Vico, tifiamo Casertana da oltre 20 anni e la provincia è solo e soltanto esclusivamente rosso-blu, non ci interessa della Versa Normanna, non ci interessa del Marcenise, non ci interessa di altre realtà, la Casertana e Caserta rappresenta lo 0823 che è il prefisso dell'intera provincia di Caserta di terra di lavoro. Vi abbiamo visto molto caldi, molto preparati e anche i nuovi giocatori si sono sentiti accolti bene da tutti quanti voi. Qua abbiamo un infiltrato conosciuto, cosa ci può dire come prognostico? Sono scaramantico, vivremo questa stagione da leoni, non ci resta che vivere un'annata da protagonisti, renderemo ancora più concreto e possibile questo sogno, un sogno che sta diventando realtà grazie al presidente Lombardi, ai giocatori, all'intera società, all'intera squadra. C'è la necessità di avere tutta la provincia di Caserta stringersi attorno ai colori rosso-blu. Ecco, allora ragazzi, facciamo il tifo per la Casertana, cosa gli augurate per la prima partita di stagione? Un inno che fate di solito sullo stadio? Allora, facciamo tutti... Odio eterno contro Salerno! Odio eterno contro Salerno! Odio eterno contro Salerno! Lei di piazzare il controllo che ha invitato tutti i dirigenti, ti do la benedizione che non era mia, è la benedizione di Dio. È la benedizione di Sant'Anna. Avete portato tanta gioia questa sera su questa piazza. Questa è...
ricordiamoci sempre che le attività sportive hanno lo scopo di rafforzare la salute fisica, di favorire soprattutto l'equilibrio psichico e anche di promuovere quelle che sono le relazioni fraterne tra di noi. Io vi do la benedizione, non voglio tediarvi, e San Paolo diceva che nello stadio tutti corrono, ma uno vince. Noi dobbiamo vincere quest'anno. Andate e portate la vittoria ritornando qui. Il nostro aiuto è nel nome del Signore che vi ha fatto cielo e terra. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Dottor Corvino, una serata straordinaria, un tifo, quando dice da stadio, veramente da stadio, grande entusiasmo. Ecco, lei ha fatto sì che insieme agli altri colleghi, soci, cioè, questo sogno si realizzasse. Beh sì, questa è la valvola di sfogo di chi per 20 anni è stato ai margini del calcio. Casetta in realtà è ritornata nel calcio che conta ed è giusto che festeggiano. Ecco, tanto l'entusiasmo ma tante anche le aspettative, soprattutto per la nuova squadra. I nuovi acquisti sono delle eccellenze, oltre quelli che già facevano parte della casetta. Ma nel calcio non esistono certezze. Noi abbiamo fatto il meglio che potevamo fare. Con un po' di fortuna, se Dio ci aiuta, possiamo arrivare molto in alto. Soprattutto noi diciamo anche ai tifosi, lo stadio sì, ma anche gli abbonamenti per supportare la squadra. E vabbè, forse è l'inizio, forse Caserta non era pronta a questa cosa, questo non lo so. Un poco Caserta non ha risposto, ma un poco anche noi dobbiamo acquistare un poco di fiducia in più nei casertani. E quindi questo campionato, dottor Corvino, come lo vedete? Bene, molto bene. Qua saliamo sempre di più le vette? Saliamo sempre di più le vette, grazie anche a Giovanni, agli altri soci, a questi ragazzi straordinari. Siamo un bel gruppo, unito, compatto, speriamo bene. We'll be right back.